Benvenuti, benvenuti a Sesso Maggiore Terme, benvenuti alla quarta edizione del Festival 1820, oggi al suo ottavo incontro qui in Piazza Libertà. Grazie per essere presenti, grazie per averci permesso di continuare in questo nostro percorso di contaminazioni tra le arti, giornalisti, scrittori, poeti, attori insieme a musicisti che si sono alternati su questo palco, dai Man in Blue ai The Yanks, a Caterina Ciriolo, a diversi, Maurizio Tirelli, eccetera, per arrivare oggi a Francesca Biondi e Jay Sintoni, che sono questi amici musicisti. Pensate che Tom Branson su Blues Rockers ha definito Jay Sintoni un artista davvero impressionante, con queste referenze che torna a trovarci insieme a Francesca Biondi, che con la sua voce calda e vellutata ma molto incisiva compensa perfettamente le note della chitarra di Jay Sintoni. Saluto l'art director Flavio Ferri, Adriano Boselli, gli artisti Paul Testi, Maurizio Orioli e, se mi permettete, ragazzi dell'associazione Viva Salso Viva, che non è segnata alle nostre spalle solo perché è stata fondata dopo l'inizio del festival, ma vi auguro a questi ragazzi un grande e importante futuro. Veniamo oggi ai nostri protagonisti. Lui è un critico cinematografico, redattore della rivista Notturno, ha collaborato col Merenghetti, varie le sue riviste, pubblicazioni, racconti e raccolte. L'ultimo suo lavoro per Epica Editore si intitola, un titolo bizzarro, Sugli Sugli Bane Bane. Il suo nome è Andrea Bruni. È un giornalista di Repubblica, il protagonista di molti dei suoi romanzi per Frassinelli Editore, il commissario Soneri, è diventato un personaggio di una fiction televisiva su Rai 2, interpretato poi da Luca Barbareschi, Nebbie e Delitti. Ha ricevuto numerosi premi, quest'anno è andato in finale a un premio importantissimo internazionale, organizzato dalla Crimes Writer Association, e arrivato in finale, gli italiani c'erano lui e Camilleri. È tradotto, oltre che in Turchia, in Spagna e in Germania, anche in Gran Bretagna, e con molto successo, perché sia il Times che il The Independent, The Guardian, lo hanno recensito davvero molto favorevolmente. Il suo ultimo lavoro, sempre per Frassinelli, si intitola Solo l'inizio, commissario Soneri. Di questo, ma non solo di questo, parleremo insieme a Valerio Varesi. Tu sai, Valerio, che quando collaboravo con Rai Notte, in realtà le puntate le registravamo di giorno e poi di notte si andava a conoscere un po' quella Roma che è stata poi costruita nella narrativa, nella letteratura, nel cinema, da personaggi. Magari non siamo riusciti ad arrivare a quelli degli anni 50 e 60, ma gli anni 70 senz'altro sì. Lui infatti è uno sceneggiatore piuttosto conosciuto nell'ambiente cinematografico, ma televisivo, proprio perché nel 1970 ha praticamente inaugurato la stagione dei grandi sceneggiati gialli, gli sceneggiati di una volta, quelli che poi hanno iniziato a definirsi fiction. Ed è quindi un regista televisivo, cinematografico, ma anche radiofonico e teatrale. Ha scritto Io sono la prova per Dario Flaccovio, il suo ultimo lavoro, con questo, ma non solo di questo, parleremo col maestro Biagio Proietti. Prego. Mi è capitato di raccontare diverse volte, 1820 è una comunione di intenti, cioè noi ci siamo poi incontrati con gli autori, cioè durante i nostri percorsi artistici, ai festival, in televisione, in radio, e cosa succede? Succede che poi ci si incontra, si
ci si scambiano idee, si inventano nuove cose, ma soprattutto nascono anche delle grandi amicizie. Oggi, per esempio, noi siamo quasi quattro amici in un bar, cioè siamo quattro amici che si incontrano e parlo insieme ad altri amici che ci ascoltano in piazza piuttosto che in televisione. Ma cosa fanno di solito quattro amici quando si incontrano? Ordinano quattro bicchieri di vino. Ecco, questa volta non abbiamo bisogno di ordinarli perché c'è la gentilissima, preparatissima sommelier professionista Anna Maria Compiani, che ha la sventura di seguirmi nelle mie rocambolesche avventure insieme a Paolo Reni e Andrea Loreni e che ci racconterà questo vino. Grazie, comunque non è poi una grande sventura. Grazie. Lo faccio con piacere. Oggi avremo il piacere di bere, di degustare uno dei vini di eccellenza della categoria frizzante rosso, per cui sicuramente corrisponde al nostro territorio. Abbiamo quello che è il vitigno più importante della nostra provincia, ma anche della regione, cioè un Lambrusco. Questo è un clone Maestri, sicuramente è il padrone della nostra provincia. Si presenta con un rosso rubino intenso, veramente molto carico di colore, ha un bellissimo perlage per il suo modo di essere vinificato e sprigiona profumi di mosto, lampone, tutto quello che può essere una frutta molto giovane e con tendenza dolce, che dopo potrete venire tranquillamente a degustare. Grazie. Grazie, grazie Anna Maria. La situazione è perfetta, clima, c'è fresco, c'è il vino, ci sono gli amici, c'è tutto, ci vorrebbe Paolo Conte. Sarebbe con Paolo Conte, ci pensate voi ragazzi. C'è stato un attimo che tu mi sei sembrato niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciata sola e inesistente, volteggiato sei tornato qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia roba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. Ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara. Oh, 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 dancing, ta-ti-ra-ra, dancing, dancing, ta-ti-ra-ra. Passo avvertito l'inquietudine e grande inchino ero vicino a una città lontana, tutta di madre per l'argento, vento, ferro, fuoco, e non trovavo qui nessuno per parlare un poco. Oh, 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 dancing, la tira la dancing. Un'allegria del tango. Oh, 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 dancing, da tirare.
sei. Allora, televisione, televisione, maledetta televisione, benedetta televisione, tu, come avevamo accennato prima, brevemente nel 1970 hai un po' inaugurato la stagione dei grandi gialli televisivi, ne hai sceneggiati tantissimi, tra i tanti ha spiccato Dov'è Anna, perché ha fatto, pensate signori, nel 1976 una cosa tipo 26 milioni di telespettatori. Ecco. Allora la qualità pagava, Biagio? Qualcuno dice anche perché non c'era nient'altro sull'altro canale, ma insomma, forse è anche vero, però è vero che la media poi del pubblico era sui 7-8 milioni, quindi quando arrivavi, 26 milioni fa un po' impressione, è tutto un paese, nel 76. Io ho cominciato invece nel 70, il 3 gennaio del 1970 è andato in onda, che era Coralba. Che spiega un po' anche com'era la situazione allora, cioè era un giallo che io ho scritto per ambientarlo in Italia e invece la televisione italiana non voleva avere ancora fra i protagonisti i poliziotti italiani, l'ambiente italiano, i problemi italiani. E allora lo spostammo ad Amburgo, diventò una grossa coproduzione internazionale con la Francia, con la Germania. Solamente scoprimmo con piacere l'anno dopo che il più grosso successo televisivo del 70 in Svezia fu Coralba. Non lo sapeva neanche l'ufficio stampa, uscì un articolo su Panorama, mi ricordo, sorprendendoci. Ecco, da allora poi si è andato avanti, ne ho fatti altri, per dire alcuni titoli che vedo dai volti delle persone, che qualcuno c'era a vederli negli anni 70, perché la cosa è, sono rimasto scottato quando una volta ho parlato con una ragazza, mi ha detto scusa io avevo 2 anni, ecco allora, quindi qui qualcuno coetaneo mio c'è, e quindi abbiamo fatto i gialli con Alberto Lupo. L'anno scorso tra l'altro è uscita una collezione in edicola, se non sbaglio, di suoi. Con la Rizzoli ha fatto una collezione sui classici del mistero e devo dire che con enorme piacere e con grande preoccupazione per la mia età, su 80 numeri che ne sono usciti, 40 erano miei, quindi più della metà erano miei, quindi ho prodotto tanto. Che evoluzione, involuzione c'è stata adesso, cioè dallo sceneggiato che ci ricordiamo noi alla fiction, cioè cos'è cambiato in realtà, perché la chiamiamo fiction, ma in realtà sono allora, diverse. Ovviamente facendo eccezione per i presenti, e non è un complimento. No, adesso perché, ci arriviamo. L'unico che secondo me è un pochino peggiorata, ma per un motivo preciso. In realtà adesso si pensa che per avere successo bisogna correre tanto, quindi fare. In realtà sono serie lunghe, però sono tutti episodietti di un'ora, 50 minuti, non si fa in tempo ad accennare a una situazione, a una storia, a dei personaggi che già è finito. Ecco. Noi avevamo la cosiddetta lentezza, cioè che erano 5 puntate, 6 puntate, per cui potevi anche fare degli intrecci corposi, abbondanti, notevoli, calcolando che poi in alcuni casi non esisteva lentezza. Per esempio Dove Anna fu anche importante per un motivo semplice, che erano 7 puntate, ma in realtà era un'unica storiona, però dentro si trovava varie storie, vari episodi, e il grosso successo, la grossa novità fu che per la prima volta, però calcolate dal 70 al 76, ci ho messo 6 anni e 6 anni di successi di altre cose ambientate in Inghilterra, ho ottenuto credito dalla televisione a forza di ascolti, e c'era una realtà italiana piuttosto precisa. Ecco, per esempio non era solo il giallo come enigma, sì. In Dove Anna si sono affrontate alcune situazioni, come la situazione dei manicomi, chiamiamoli così, erano manicomi, dei bambini adottati, c'erano tutte delle cose che
praticamente era la realtà che diventava. Era un'Italia diversa, una realtà diversa, e quindi anche un modo di produrre arte, o comunque è cambiato proprio la maniera di intendere l'arte, perché adesso l'arte comunque deve vendere, deve avere successo a tutti i costi. Quindi in qualche modo dobbiamo razionalizzarla al volere degli sponsor. Ma secondo me poi non è tanto neanche così. No. Cioè loro dicono che è così, ma secondo me non è neanche tanto così, perché poi non è vero che non avevamo successo, perché sennò il pubblico non ti vedeva. Tu Valerio, cosa ne pensi? Il tuo commissario Soneri è già qualche anno che è arrivato in televisione, e questa domanda te l'hanno fatta tutti, te l'ho fatta anch'io tra l'altro. Come ti è sembrato il personaggio che esce dalla tua letteratura, che quindi è un modo diverso, con dei tempi diversi, proprio nel raccontare la storia, e poi te la ritrovi in televisione con i tempi loro e con le loro metodologie? Ma io da questo punto di vista mi considero fortunato, perché ascoltando Biagio Proietti sono d'accordo sul fatto che oggi abbiamo questa mania della velocità, no? Che in fin dei conti corrisponde all'irriflessività dei tempi, cioè un'immagine non resta al tempo che non ti permette di guardarla tutta, insomma, non ti permette di rifletterci su, ce n'è già un'altra, quindi noi siamo un continuo saltare da episodio a episodio, da immagine a immagine, quindi è proprio fatta per non riflettere. Invece la serie TV che ha avuto per protagonista il commissario Soneri era lenta, cioè un buon Barbareschi tutto sommato. Sì, cioè Barbareschi, che pure era diverso fisicamente dal commissario di carta, però lo ha interpretato molto bene dal punto di vista proprio attoriale, non posso eccepire nulla. La serie però è vero, era diversa dalle altre, rispetto alle serie americane che sono tarantolate, no? C'è questa velocità che questa invece era riflessiva, aveva campi lunghi, insisteva sui primi piani, quindi da quel punto di vista lì è stata è andata controcorrente, però è andata controcorrente la prima serie e la seconda perlomeno avendo molto successo, quindi non è vero che bisogna fare la TV da Formula 1, la gente apprezza anche il soffermarsi, insomma, l'inquadratura, il gusto anche per l'espressione del viso, che vuole dire tante cose, cioè, dal punto di vista ovviamente dei ritmi e dell'adattamento è stata imparzialmente diversa dai miei libri, ma questo è normale, il linguaggio per immagini è diverso dal linguaggio scritto, un'espressione del viso è una pagina di libro, insomma. Quindi io ho dato per scontato, insomma, che ci fosse questa differenza. Sono d'accordo con quegli autori, come per esempio mi ricordo Moravia diceva io non metto becco perché comunque quella è un'altra lingua, non è la mia, ma è giusto così. Sono linguaggi completamente diversi, però a volte l'autore può essere soddisfatto, a volte invece ne può rimanere frustrato. Ecco, nel tuo caso tutto sommato è andata bene. No, nel mio caso è andata bene, ecco. Sì. La terza serie no, la terza serie era veramente brutta, ecco. Lo dico con... io sono molto sincero, perché è stata decontestualizzata, cioè quel personaggio, quelle vicende vivono nella pianura padana, vivono nelle città di Nebbia, verso il Po, eccetera. Non possono essere portati a Torino, Otranto, Bardonecchia, soprattutto poi cambiando il regista, quindi cambiando la cifra narrativa della finzione. A proposito di Nebbia, che è il tuo pseudonimo, tra l'altro se non sbaglio è appunto Conte Nebbia, no, abbiamo giusto qui un critico cinematografico, però insomma, possiamo parlare adesso anche di televisione insieme a te, tu della fiction che diventa, cioè dello sceneggiato che diventa fiction. A volte si pensa che sia semplicemente un termine, no? Una americanizzazione solo da un punto di vista linguistico, invece no, è cambiato tutto. Ma scherziamo, c'è un quotidiano proprio esempio, che è quel programma che fa Rai 1 dopo il telegiornale alle 8:30, da
no? Che a mio avviso per la RAI attuale è controproducente. Cioè, perché la gente vede dei mostri sacri, Gassman, Manfredi, la Vicevalori, Ugo Pagliai, adesso mi viene in mente il segno del comando. Il segno del comando, che è un grande successo. Capolavoro. Insomma, vede che cosa era e che potenziali aveva anche un mezzo televisivo come quello della RAI di allora. Cioè, confrontiamoli con... per carità, si parva licet, come dicevano i latini, con i Panariello, i vari cabarettisti attuali e o, peggio ancora, appunto i prodotti legati alla fiction. Cioè, hai degli scompensi ogni due minuti, siccome da è talmente veloce che ti dà delle schegge proprio di prodotti, rimani sconvolto, perché... soprattutto la sua fiction, cioè parliamo appunto degli anni 70, era una stagione meravigliosa in cui innanzitutto il prodotto veniva pensato e scritto con un gran gusto per le location, un'attenzione per il casting, perché, e lei me lo può confermare, cioè lì c'erano solo attori che provenivano o dal teatro o comunque dall'Accademia di Arte Drammatica, eccetera eccetera. Cioè, oggi fra veline, star catodiche, appunto, l'Arcuri che fa il carabiniere, cioè, mi si perdoni, però è una cosa abbastanza imbarazzante. Cioè, quindi, e poi parliamo appunto delle storie. Il problema è che, paradossalmente, nonostante fosse la famosa TV dei partiti, con Rai 1 per la DC, Rai 2 per i socialisti, Rai 3 per i comunisti, cioè era senza dubbio una televisione molto più libera, molto più libera. Viva la lottizzazione. Di quella. Senti, io so delle storie che probabilmente sanno anche loro, posso citarne una perché... lo stesso partecipe dell'aneddoto è uno che la racconta costantemente. Lucarelli, tuo amico Lucarelli, il nostro amico Lucarelli. Lucarelli è in Rai per i programmi di cronaca, eccetera. La Mediaset gli propose di scrivere un horror, no? E lui lo scrisse a Mordano, dove abita, che è vicino a casa mia proprio, e si chiamava La Casa del Diavolo. Ed era una bambina che veniva coinvolta in un giro di satanisti. Okay. Allora c'è una scena che fa molta paura, anche se è banalissima narrativamente, di questa ragazzina che gira le campagne per cercare questa casa del diavolo e incappa in una roulotte abbandonata, no? Per cui con la pila si mette a cercare di capire cosa sia questa roulotte e all'improvviso, effettaccio classico ma sempre efficace comunque, si vede apparire un vecchio alla finestra della roulotte, no? Con lei che urla, scappa, eccetera eccetera. Dirigente Mediaset che legge la sceneggiatura, bello, una paura, una roba, però quella scena là della roulotte, ma non è che si può fare di giorno? Scusi, ma cioè di giorno, Lucarelli comincia a dire un po' di giorno, non è che si può fare di giorno? No, perché l'effetto ovviamente sì, no, ma sa, noi abbiamo un pubblico, come tutte le TV, abbiamo un pubblico di anziani. Mica ci vedono bene gli anziani. Allora, se fai tante scene al buio una dopo l'altra, cioè poi il vecchino cambia canale. E gli bocciarono la sceneggiatura. Non ti posso chiedere cosa può aver risposto Carlo, perché lo conosciamo e magari non è il caso di dirlo. Andrea Bruni, io ho un dubbio a volte che mi arrovella. Cioè, io credo che la televisione oggi, e quindi anche la fiction, il modo di raccontare storie attraverso la televisione, abbia subito un cambiamento veramente incredibile, perché è dovuto al fatto che la realtà raccontata, che è diventato show, di cui io sono anche vagamente colpevole, ma non sino a un certo punto, da Vermicino per arrivare attraverso Cogne a Sara Scarzi, viene raccontata esattamente attraverso quelle che sono le griglie letterarie della narrazione, cioè con i tempi, la delineazione del personaggio, il modo in cui far entrare la notizia, cioè l'azione, cioè esattamente sono gli escamotage che utilizziamo noi quando scriviamo. Ecco, quindi così viene raccontata la realtà.
poiché questa realtà raccontata attraverso la fiction funziona parassisticamente, poi quando invece noi costruiamo fiction andiamo ad attingere a quello che è quello che io chiamo il realitivismo, cioè il, hai capito, il modo di fare, di raccontare la realtà attraverso reality che però poi non è la, non è quella, non è quello il modo in cui veramente andrebbe raccontata, perché si va a cercare l'effetto, quindi cambi la realtà in fiction. Posso rispiegarlo? Mi sono, no, vi assicuro che il pensiero è lineare. Non so se io ho capito, ma quello è, no, è tu un hai problema, capito, è un problema, è un problema mio. Allora, intanto cominciamo a dire che secondo me ne fanno troppa di cronaca del, del, di cronaca nera, cioè io non ne posso più, scusate, si sente, ho messo 4P e 5S come facciamo noi a Roma. Io di vedere Vespa che fa le cose di Cogne, devo dire che quando lei è andata in galera ero contento e ci avrei messo pure Vespa, quindi questo, queste sono le cose importanti da dire. Non se ne può più, la povera Sara Scazzi ce la stanno facendo diventare insopportabile. Sì, cambiamo discorso adesso, perché, però perché no, sono imbarazzato, nel senso perché? Che sei imbarazzato da che? No, nel senso che io faccio pomeriggio sul 2, l'Italia lo specchio, l'Italia sul 2, devo cambiare casa. Ma tu fai un'altra cosa. Io ti ho fatto un'altra domanda. Ma tu fai l'opinionista, no, infatti, che è un altro infatti discorso. Quindi, però sì, partecipi sempre comunque a questi salotti dove esatto si racconta la realtà in un certo Può anche andare bene. Il problema è cosa succede, che l'esigenza di racconto, quello che è effettivamente il giallo sceneggiato, che era il racconto anche della realtà vista attraverso i nostri occhi, i funzionari di cui parlava lui adesso sono convinti che viene completamente esaurito da questa cosa qui, sì, e quindi quando si fanno poi la fiction ti chiedono delle storielline semplici, perché dicono ma non le faccia complicate con morti veri, con notti, con cose eccetera, perché quelle tanto la fiction le diamo, deve essere rasserenante, la fiction deve essere rasserenante, deve essere rasserenante, dire a tutti che siamo, io non pensavo alla mia età di dover quasi morire rimpiangendo la televisione democristiana, mai stato democristiano in vita mia, però devo dire viva la faccia di quei dirigenti, cioè Bernabei, Salvi, non hanno mai detto una cosa, hanno fatto, ecco, no? Dove Anna doveva essere 8 puntate, non è mai stata realizzata una, perché sembra quella, perché si svolgeva tutta di notte, ma in realtà non era quello, perché trattava il problema della prostituzione e nel 76 non si poteva, cioè me l'hanno fatta scrivere, poi hanno detto ma sa costa molto. Vabbè, allora, sembra che tutto poi si ti ho risposto? No, mi hai risposto, adesso volevo giusto dire una cosa, è vero che è imbarazzante questa moltitudine di trasmissioni che parlano sempre degli stessi fatti, però sì, guardiamoci anche un po' in faccia, fa un audience incredibile, cioè non c'è niente da fare, quando si prova, ma addirittura nei fatti agghiaccianti che vengono raccontati ci sono quelli che fanno audience e quelli no, per cui ci sono dei conduttori che comunque devono raggiungere degli obiettivi, perché oramai in televisione è così, perché se poi non raggiungi un certo audience dopo un po' ti tolgono la trasmissione, quindi loro lavorano, che sanno benissimo che quando scende l'audience e devono rialzare, loro vanno a riprendere Michele Misseri che fugge in bicicletta e si rimpenna tutto. Allora loro probabilmente è veramente mostruosa questa cosa, però ragazzi ci sono milioni di persone che lo guardano, milioni di persone che hanno questo atteggiamento morboso nella ricerca della notizia di quel tipo, però è il modo in cui la si racconta secondo me che fa male alla fiction, proprio perché poi le fiction prendono spunto poi dal reality, è un cane che si morde la coda. Tu che cosa ne pensi? Ma ascoltando il discorso di prima io dico che tutto collima, cioè la televisione nel momento storico in cui che viviamo adesso è un mezzo di distrazione di massa, certo, per cui sì, fare tanta cronaca nera intanto ha un effetto esorcistico, perché poi la gente va a vedere, va a Vetrana, perché lì identifica il male e dice no, io sono altro, certo, no? Però
questo, insistere sulle cose granghignolesche, morbose, eccetera, fa sì che non ci si occupi di altri problemi che sono ben più forse gravi di quelli. Insomma, in fondo gli omicidi ci sono sempre stati, anzi in questo sono paese diminuiti. Negli ultimi 20 anni gli omicidi, sembrerà strano dirlo, ma c'è Garofano ve lo confermerà quando arriverà, sono diminuiti. Quindi non è vero che la società è diventata più violenta, forse è diventata più microcriminale, questo sì, ma non più violenta in senso. E invece la televisione è usata come mezzo di distrazione, quindi che ci sia tanta cronaca nera e che soprattutto la fiction poi ti chiedono di farla rassicurante, anche a me sì, è stato detto, esatto. No? Cioè tutte le cose, la prima serie era tratta da 4 libri miei, no? E alla fine quello che c'era di inquietante in quei libri è stato, io dico, pastorizzato, cioè tolto, cavato fuori, perché tutto doveva, intanto le trame semplici, perché loro pensano che il pubblico televisivo sia tutto scemo, per cui se uno perde 5 minuti di trasmissione dopo deve poter riagganciarsi alla trama senza. Poi è vera questa cosa del buio, mi fa venire in mente che anche a me hanno detto all'inizio, ma scusi, c'è troppa nebbia, sai, il pubblico delle 8:30 se vede la nebbia cambia canale, no? C'hanno questa ossessione che si vede che si portano dietro, se la tramandano, perché non penso che siano gli stessi che, no, che negli anni 70 e quindi c'hanno questa idea della lucentezza e soprattutto del rassicurare, cioè di buttare dell'oppio, buttare del cloroformio sul pubblico per farlo star tranquillo, e quindi tutto collima. Sull'inseguimento tra finzione e realtà, io dico che la realtà è sempre più avanti della finzione, sì. Cioè se io andassi a raccontare a un editore certe storie di cronaca che sono capitate, ma quello mi prenderebbe per matto, no? Cioè io racconto sempre questa perché è quella più eclatante. Se io andassi a dire, guarda, in questura Bologna c'è una banda di gente che ammazza strada, sono poliziotti, eccetera, questo mi dice, ma tu sei scemo, a parte che nessuno la metterebbe mai in onda, perché ovviamente non si può andare, un pezzo dello Stato non può andare contro un altro pezzo dello Stato, ma mi direbbero tu sei scemo. Oppure se uno pensasse, vabbè, forse l'hanno pensato, ma gli aerei che vanno contro le due torri, a me non risulta che ci sia mai stato un film prima, forse ignoranza mia, quindi premetto questo, ma che abbia pensato che due aerei andassero contro le due torri per abbatterle e quindi per colpire il cuore il mondo americano, eccetera. Quindi la realtà va sempre oltre. Poi è chiaro che c'è un effetto anche di rimando, cioè la televisione droga le nostre azioni. Per esempio questo pazzo di Oslo, cosa ha detto per primo? Ha detto io voglio essere il più grande mostro di tutti i tempi, cioè lui sapeva benissimo che compiendo quella strage si sarebbe proiettato su un palcoscenico mediatico mondiale, e lui voleva essere, pur nella sua crudeltà, pur nella sua aberrazione, il più grande. Grazie, dobbiamo quindi solo... questa corsa alla ribalta coinvolge tutti, dobbiamo anche i politici, solo augurarci, no, che non ci sia qualche altro disgraziato imbecille che voglia superare i politici. L'altro giorno ero in vacanza, leggevo di Renzi che ha detto siete tutti dei fantozzi ai dipendenti del comune, a parte insomma fare di tutto un erbo un fascio è sempre una cosa sbagliatissima, ma poi uno poteva chiedergli e nessuno gliel'ha chiesto, questo è stupefacente. Scusa, ma tu sei il sindaco, c'hai la delega al personale oppure ce l'ha il tuo assessore? Scusa, perché vai sul giornale a dire che sono dei fantozzi? Se casa mia è sporca non posso venire da te a dire guarda che sporca, tu mi dici puliscitela. Scusa, ma mica vai sul giornale per dire queste cose qua. Allora la corsa al palcoscenico coinvolge tutti ormai, e qui in questo senso la realtà virtuale, la finzione, eccetera, ha condizionato anche poi i comportamenti. Cioè la televisione una volta era un mezzo, adesso è diventato un fine comunque. Sì, esatto. E questo che è assolutamente drammatico. Andrea, se parli con qualsiasi dirigente televisivo, anche di Teleimola, per dire, c'è proprio di robine minime, ti dice che la gente si presenta oggi come oggi per chiedere di lavorare in televisione, e quando il
dirigente dice sì, ok, ma per far che cosa? Per fare televisione. Cioè, sì, non c'è più neanche la necessità della qualifica, sì, voglio, sono un attore. Voglio diventare un personaggio dello spettacolo. Sì. Punto. Spettacolo, senza intendere che cosa significhi, ma... E hanno ragione loro, perché finché vivremo in un sistema in cui un corona ti prende 6.000 euro per una serata in discoteca, hanno ragione loro, perché glielo sta insegnando il sistema. Noi viviamo di schegge impazzite di immaginario che condizionano completamente, anche mi verrebbe da dire quasi il DNA proprio. E soprattutto viviamo in un momento dove è troppo importante l'immagine, dove diventa troppo importante però stavo pensando, il proprio aspetto fisico. Infatti pregherei a tal proposito il fotografo di riprendermi dall'altra parte, perché è la mia parte migliore. Io ti fermo un secondo, perché Betty Lavette, in un suo album proprio che si intitola La scena del crimine, volevo dedicarti questo brano tratto da un album di Betty Lavette, dalla scena del crimine, e poi torno immediatamente da te. Francesca Biondi e Jay Sintoni. Caro Andrea. Mentre sentivo parlare Varesi e Proietti, ho avuto un'illuminazione, proprio, ma sai, modello proprio via per Damasco, no? E ho detto, cavoli, ma possiamo identificare, trovare una data addirittura dove il giallo classico televisivo è riuscito a convivere in una maniera stranissima con i due registri anche del cinema classico, cioè di quegli anni lì, poi soprattutto il giallo deduttivo canonico alla Conan Doyle o Signore in giallo, per parlare di televisione, e il nuovo che stava avendo un gran successo in quegli anni, cioè lo splatter, l'horror estremo. Un programma che non ricorda più nessuno, purtroppo, voi sicuramente sì, che si chiamava Giallo, ed è stato l'ultimo programma di Enzo Tortora.
cioè dopo quel programma lì è morto Enzo Tortora, ed era un programma di una modernità sconvolgente, perché il programma lo conduceva Enzo Tortora ed era un quiz giallo, facevano vedere un telefilm al pubblico di mezz'oretta, no? E i concorrenti in sala dovevano poi, dopo un'ora di considerazioni e cogitazioni, dovevano dare un verdetto, no? L'assassino è tal dei tali. Ma nella pausa, cioè nel momento proprio fra lo svolgersi del giallo e il finale, c'era una giovanissima Alba Parietti nel ruolo più bello della sua vita, la ragazza in abito nero con candelabro in mano. Era questa apparizione, e l'Alba Parietti saliva una scala chiocciola e andava in soffitta, dove c'era Dario Argento. C'era Dario Argento che teneva un siparietto di una ventina di minuti che si chiamava Gli incubi di Dario Argento. E Dario Argento presentava un suo cortometraggio di 10 minuti, un quarto d'ora, che erano tutti, proprio direi veramente tutti, di uno splatter, cioè di un ultraviolento inaudito, cioè budella al vento, sgozzamenti, era una roba che aveva dell'incredibile. E io già all'epoca, che ero un bimbo, dicevo, beh, ma ste robe in televisione, ma fanno vedere. E allora questi due estremi, no? Cioè il giallo deduttivo di gran classe, fatto proprio modello Signore in giallo, e l'horror pazzesco, mi sembra che siano veramente come la colonna d'Ercole, no? Cioè come il punto più estremo di una tradizione televisiva che comunque coniugava cinema e letteratura gialla, eccetera, cioè dico Conan Doyle e Stephen King all together, no? L'ho trovato proprio il punto di non ritorno, cioè della televisione, e anche per certi aspetti un po' l'addio a quello che era appunto la concezione anche del giallo catodico. Cioè, e Enzo Tortora è sempre stato un grandissimo innovatore, tutto quello che fatto in televisione era sempre veramente molto avanti rispetto al resto. Vuoi che iniziamo a parlare del tuo romanzo, Biagio, o vogliamo rimanere sulla televisione? No, io non la faccio più la televisione. Okay. La guardi, se uno che guarda la televisione. Ho visto, sono d'accordo con lui, io ho visto solo la prima serie, sua era molto bella, quindi no, lo dico, non lo conoscevo, Valerio, conoscevo. Ma se quando eravamo con Lucarelli hai detto che guardavi solo Blu Notte. No, io Blu Notte non lo guardo, quindi pensa un po'. Ascolta. Ma non lo guardo per un fatto di gelosia, perché anni fa proposi un programma così e non lo fecero, quindi adesso a lui l'hanno fatto fare e quindi ho attacchi di bile, di invidia e di bile, perché come Tortora io vado avanti, cioè ho proposto negli anni dei programmi che allora mi hanno detto no, non abbiamo il coraggio di farlo, c'avevano anche il coraggio di risponderti così, e adesso li fanno, ecco, infatti sono contento per lui che lo faccia, insomma. Si chiamava Un uomo alla finestra, quindi ecco, già ti fa capire che cosa era, insomma. Ma... si prendevano i fatti di cronaca, solo che era una serie di fatti, li avevo elencati, figurati negli anni 80 se te li facevano fare, non te li facevano fare proprio, insomma. Ecco, no, io voglio dire, parliamo adesso del romanzo, sì. Sì, io sono d'accordo. È brutto che lo buttiamo. Non lo buttiamo, è un romanzo che è poi proseguo di Una vita sprecata, un romanzo che poi è scritto da colui che giallo lo conosce da sempre, sì. Non ha, ma la critica che mi ha... finale assolutamente inaspettato. Sì, la critica che mi ha fatto più piacere è che cominciavo dicendo non è un giallo, e io sono contento, infatti non è un giallo, inteso nel senso normale, è un giallo nel senso che c'è tutto, c'è il morto, c'è l'inchiesta, c'è il finale a sorpresa, e ringrazio lui che è un amico perché non lo dice, ma insomma il finale è abbastanza sorpreso. Se volete glielo racconto. No, non lo racconto, però insomma ho ricevuto delle lettere di protesta anche perché dicono, e che vuol dire che avevo colpito nel segno. E però ecco, io in tutti questi anni io non amo i gialli, quelli che ha definito lui,
quelli con Agatha Christie, grandissima scrittrice, ma io mi annoio, uno strazio, voglio dire, quello che comincia, chi è il morto prima, poi chi è l'assassino, ma non me ne frega niente. Allora dici, perché li fai? Li fai perché la gente, perché mi piace come espediente narrativo. Io racconto sempre una cosa, Villani, credo che sia la terza volta che la sente, per me scrivere una storia è come buttare un sasso dentro l'acqua. Avete visto, avete provato nel mare, nel fiume, eccetera, e fai i cerchi. Ecco, a me interessa raccontare i cerchi. Quindi il morto, o la scomparsa, io spesso parto da scomparse, è il sasso buttato. A me interessano le reazioni intorno, cosa succede alla gente intorno. Ecco quello. E quindi quello è la forma di un romanzo, che sia o giallo o nero o verde. Ecco, le etichette mi fanno un po' impazzire. Qui siamo stati 3 anni a discutere se si era gialli, neri, rossi. Inter, Milan, ma le storie, secondo me, si dividono, le storie, i film si dividono in quelli belli e in quelli brutti, tutto là. Poi qui con Valerio Varesi sfondiamo una porta aperta, perché anche Valerio Varesi è uno di quegli scrittori che si occupano, se vogliamo chiamarlo giallo, chiamiamolo così, chiamiamolo noir, ma è un eccellente modo per produrre letteratura, ma soprattutto uno di quelli a cui non interessa tanto chi ha ucciso, ma soprattutto perché. Esatto, e questo diciamo è la domanda più del noir, sì, che del giallo classico alla Conan Doyle, ecco. E secondo me è la domanda più stimolante. Io scrivo delle storie che sono sì dei gialli, quindi c'è un commissario, c'è un'inchiesta, però ecco, è proprio il contenuto di questa inchiesta che mi interessa, cioè l'omicidio è un buon modo per entrare dentro alle ragioni del perché qualcuno ha ucciso, ma anche del perché si produce l'omicidio, e quindi più in generale forse sono questi cerchi che diceva Proietti, cioè del perché la società poi produce questo tipo di malessere. Quindi per me il giallo è, io forzo la gabbia del giallo, ben conscio di starci dentro, però cerco di forzarla e cerco di fare un tipo di libri che siano sì appunto sufficientemente accattivanti, come può essere la letteratura per convenzione, chiamiamola di genere, ma che al tempo stesso abbiano possibilmente una buona scrittura, un buon stile riconoscibile e una capacità di approfondimento del reale, di quello che sta di fronte a noi, di quello in sostanza che molto spesso ci raccontano i giornali, ma che però non, i giornali trascurano poi di raccontarci per ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare, ma insomma che sono cogenti certe volte, il perché appunto, cioè tutto quello che è dietro un delitto, i vari moventi, cioè come diceva Gadda, questo gnommero, che questo gomitolo che ha tanti bandoli, che è un omicidio e che quindi non ha una sola ragione, cioè ha una ragione. Sì, alla fine giudiziariamente c'è un movente ufficiale, in realtà ce ne sono tanti, ma questi tanti proprio hanno a che fare con la nostra stare assieme, con la nostra società, quindi quello mi interessa. In questo senso la letteratura arriva più al cuore delle cose rispetto al giornalismo o a un saggio. Hai assolutamente ragione, Valerio, è solo l'inizio, commissario Valerio Varesi. Grazie. È solo l'inizio, commissario Sonera. Io ti volevo chiedere questa cosa. Tante volte ti hanno chiesto quanto è cambiato il commissario Soneri, che dà la carta. Vai, questo argomento l'abbiamo affrontato 1000 volte e ti è capitato 1000 volte di doverlo raccontare. Ma invece nella carta, il tuo, quello vero, questo Soneri che è entrato un po' nei cuori di diversi italiani, insomma, i tuoi lettori sicuramente, quanto è cambiato da quando hai iniziato a conoscerlo tu? Ad oggi. Ma io ho cercato di costruire un personaggio in via di formazione, un personaggio che si muove, che invecchia, quindi che cambia nel tempo, no? Al contrario di altri personaggi molto più famosi, cito per esempio il Maigret, che è sempre uguale, sempre lì, ha sempre la stessa, infatti, età, no? E invece il mio commissario cambia a volte un po' di opinioni, si arrabbia, un giorno in un'inchiesta è più arrabbiato, in un altro più rassegnato.
fatto certe volte è preda della malinconia, che comunque è un sentimento oggi visto in negativo, ma è invece un tipo di atteggiamento che favorisce molto la riflessione. Anzi, qualcuno, qualche intellettuale un po' di tempo fa si gloriava di essere malinconico, ma certe volte lo è Soneri, e soprattutto è un uomo che vive quasi come un animale nel suo habitat, in questo mondo che è Parma e dintorni, l'Appennino e la Bassa fino al Po, e che conosce molto bene. È un personaggio, è un commissario, è un poliziotto non tradizionale, cioè non è di quelli che inseguono e fanno sparatori oppure aprono, spaccano a calci le porte, ma è uno che riflette, perché in una realtà come la nostra non c'è bisogno, insomma, di inseguimenti, sì, qualche volta anche, ma insomma, però c'è bisogno di capire molto una realtà che è molto complessa, dove soprattutto i delinquenti non sono malvestianzi, sono vestiti, esatto, dalle boutique, girano con le auto di grossa cilindrata e investono qui soldi che guadagnano altrove in modo truffaldino, ovviamente illegale. È solo l'inizio, commissario Soneri, Frassinelli editore, Valerio Varesi. Avevi qualcosa da aggiungere, che siamo in chiusura, Biagio, volevo... Sì, no, lui prima ha citato Gadda, io ricordo sempre, forse il film più bello giallo, che è Maledetto imbroglio di Pietro Germi, sì, dove c'era Pietro Germi che faceva Ingravallo, e diceva una frase che non ho mai capito se era inventata da Germi o presa dal romanzo, che diceva che lui era un commissario, indagare su un delitto era come tirare su un sasso, e sotto il sasso ci sono i vermi. Ecco, questa è un po', si lega alla storia che ha detto anche lui, cioè perché ci piace tanto raccontare. Io credo che siamo tutti un po' uniti, quelli più onesti e più seri, dall'intento di raccontare il nostro paese, la nostra realtà, attraverso una tecnica narrativa che dovrebbe affascinare, dovrebbe colpire ancora di più. Però il problema vero è che poi i vermi non vanno nascosti, vanno fatti vedere, perché il delitto è quello: tiri sul sasso e ci sono i vermi. Ecco, detto da Germi, che è un uomo che penso che si sia un po' troppo dimenticato, invece è un eccezionale regista. Personalmente l'ho conosciuto, l'ho visto una volta sola, ero un ragazzino ed ero felicissimo di parlarci, stavo quasi in ginocchio. Però è un grande, e non a caso ha fatto la migliore versione del pasticciaccio, perché poi l'hanno fatto anche in televisione, ma era brutta. Ecco. È un grandissimo libro, ecco, infatti ho citato una pietra miliare della letteratura contemporanea, assolutamente. A proposito di pietre miliari della letteratura contemporanea, tu hai scritto da poco per Epica Editore un libro, come avevo definito io, da un titolo piuttosto bizzarro, sugli Bane Bane, che è un po' il tuo personaggio, no? Un personaggio che stupisce, che mescola molto i periodi storici, le varie culture, le situazioni, che vuole stupire. Ecco, e che, se me lo permetti, sì, è un libro che è scritto nella maniera che è esattamente la maniera contraria a quello che ti consigliano le case editrici di utilizzare per scrivere un romanzo. Tu l'hai scritto proprio alla rovescia. Infatti non è stato semplice trovare una casa editrice. Ah no, infatti praticamente l'ho pubblicato con una casa editrice fantasma, visto che, come noti, c'è qui il libro non c'è perché non si trova. E la casa editrice è di Castelletto di Serravalle, che poi è qui vicino perché è in provincia di Bologna. Ma vabbè, anzi, se qualcheduno fosse interessato a leggerlo per pura curiosità, segnatevi la mia mail che ve lo spedisco io gratuitamente. No, sul serio, Siamo ovvio. Facciamo un'operazione situazionista. Sì. contenebbia@alice.it. Voi mi scrivete in posta elettronica. Lo manderemo in sovraimpressione. E io ve lo spedisco a casa, a mie spese. Veramente. Perché? Questo è il mistero dello scrittore. Ormai. Sugli Bane Bane era già un'operazione suicida a livello di titolo. Sì. Perché
pochissimi ricorderanno Le figlie del vento, che sono scomparse dopo un disco, ma Sugli sugli, bane bane, tu mi scugli le banane, certo, eccetera eccetera, era una canzone degli anni 70, passata anche poi tu utilizzi i titoli di queste canzoni per parlarci poi magari di Baudelaire. Appunto, questa è la tua, appunto, appunto. Si chiama Andrea Bruni, il libro si chiama Sugli sugli bane bane di Epica Editore. Adesso voglio dedicare a tutti voi un brano. Scrivete. Un brano che è in realtà è stato ritradotto in inglese, ve lo cantate in inglese, ma il brano, quello originale in francese, le parole sono di Jacques Prévert. The autumn leaves drift by my window. The autumn leaves are in gold. I say your lips, the summer kisses. The summer. Grazie, grazie a Francesca Biondi, grazie a Jay Sintoni, a tutti i nostri collaboratori, al pubblico in piazza, a quello che ci segue da casa, grazie al maestro Biagi Proietti, Valerio Varesi, Andrea Bruni. Vi aspetto qui domenica prossima alle 18:20 in punto con lo scrittore Franco Forte, l'attore Giorgio Bivati, la attrice Vanessa Giuliani e Caterina Ciriolo and Ben, puntuali 18:20, mi raccomando, ciao!